Viareggio, la città dello sport, è un nuovo format social web che la città vi regala per vivere insieme un momento di approfondimento sportivo legato ovviamente alle tematiche che quotidianamente trattiamo con il nostro giornale. Per questo primo numero, per questo esperimento zero di questo nuovo format, abbiamo voluto ovviamente con noi il direttore del quotidiano della città, Antonio Manzo, che è qui con noi, grazie direttore, e abbiamo voluto una firma prestigiosa del nostro quotidiano, il nostro editorialista Enzo Cascello. Ultimo, ma ovviamente non per importanza, qui con noi c'è Giovanni Sapere. Giovanni è diventato in questi mesi, in queste ultime settimane, molto molto noto agli appassionati sportivi della città di Salerno, al più vasto popolo granata, per l'iniziativa che l'ha visto protagonista, promotore, che si chiama Sentimento Granata. È l'album delle figurine del centenario, ormai celebre iniziativa che ha in qualche modo voluto dare un tocco di appartenenza ai tantissimi sportivi collezionisti che si sono reinventati appassionati di figurine. Parleremo di tutto ciò che c'è stato attorno a questo Sentimento Granata, ma anche di tutto ciò che ci sarà, anche in abbinato con il nostro quotidiano. Io voglio aprire con il direttore Antonio Manzo, che è appassionato di calcio, di storia del calcio, infatti spesso siamo insomma protagonisti di qualche momento di approfondimento e di rivisitazione. È stato il 2019 del centenario della Salernitana ed è stato in qualche modo anche un anno di commemorazione, di ricordo di quello che è stato un percorso lungo, soprattutto, direttore, come fenomeno sociale, ciò che il calcio tante volte porta con sé. È la città di Salerno, che è il quotidiano di Salerno e provincia, non poteva essere assente sul centenario, ma non per assecondare una data, una ricorrenza ed una storia, ma per entrare ancora di più nel sentimento dei salernitani, che identificano l'identità civica con quella granata. Starei per dire che l'identità della Salernitana è dentro la identità della città, spicca in maniera significativa. Siamo contenti non solo per come lo abbiamo raccontato ai salernitani, dando ampio spazio alle storie più vere di questo centenario, dalle imprese di Gipoviani alle grandi firme che hanno voluto onorare la Salernitana in questi 100 anni di narrazione sportiva e sociale. Ho ritrovato, grazie a colleghi prestigiosi come Enzo Cascello, nostro editorialista dello sport, e al collega Dario Cioffi, una firma autorevolissima dello sport salernitano, insieme a loro abbiamo ritrovato questo sentimento della storia, quasi per dire che la storia della Salernitana è ogni giorno anche la scienza del cambiamento della città. Perché la nostra iniziativa stamattina? La nostra iniziativa è per celebrare questo bel connubio tra il centenario dei volti, che sono anche le storie dei Granata che hanno militato nella Salernitana, a questa iniziativa solo apparentemente commerciale ma di grande senso sociale, civile e sportivo. Io starei per dire a Giovanni Sapere, innanzitutto, i complimenti per questa edizione tutta salernitana dei volti del calcio dei 100 anni, ma starei per dire che posso... Prego. Allora, io non so chi sarà il pizzaballa di queste, perché voi dovete sapere che la mia generazione è cresciuta con le figurine Panini, che era un simpaticissimo gioco sociale di scambio delle figurine, e ce n'era uno in particolare, Pizzaballa, che era un mitico portiere dell'Atalanta. Hai visto? Il mitico portiere dell'Atalanta che non veniva mai fuori in queste benedette bustine. Per cui la rincorsa a comprare bustine per prendere Pizzaballa è stato uno sport anche piuttosto dispendioso al tempo, non erano noccioline. Ecco, in questo momento a me è uscita la curva sud del Siberiano, che è una bella immagine
della tifoseria salernitana, Salvatore Soliero, Raffaele Palladino. Questo. Baclav Kozek, quindi diciamo che è una bustina di buona qualità, direttore, perché se e soprattutto partiamo... Pietro Strada, ma soprattutto Gino Pigozzi, che era salernitano negli anni 60, no? Fine anni 60, inizio anni 70. Esattamente. Le calciatori che vanta. Ecco, questo bellissimo regalo che la intelligenza di Giovanni Saperi ci ha dato alla città di Salerno, e ha consentito anche a noi di fare una sorta di media partner del nostro sentimento Granata, che ogni giorno descriviamo sul giornale, questa bella intuizione di Giovanni Sapere sarà al centro di altre nostre iniziative editoriali, per andare ancora di più nella città di Salerno, per andare ancora di più al cuore dei tifosi e soprattutto per rafforzare un legame che nella storia, indipendentemente dai successi e dagli insuccessi, dalle promozioni e dalle retrocessioni, hanno significato una grande storia della città. Questa è un po' una rimessa, Enzo Cascello, che contraddistingue un po' la vita del tifoso e dell'appassionato di Salernitana, indipendentemente dai successi o dagli insuccessi, perché la storia granata è stata fatta anche di tanti momenti di sofferenza, di patemi, di risultati sportivi non sempre all'altezza della passione e della partecipazione che c'è stata del pubblico fin dai tempi del Vestuti. Ma questo centenario, per te che ne hai raccontato buona parte, non diremo mai quanto perché altrimenti poi non si curiosiscono sulle anagrafe. Assolutamente non tutto. Ma questo centenario per te che cosa rappresenta? Visto che siamo nel 20 per i cent'anni. Ma quando si toccano in modo così vibrante le corde dell'emozione, normale che un po' tutti poi reagiscano e vivano questi momenti con le proprie sensibilità, e qui a Salerno per il calcio c'è una sensibilità molto marcata, atavica, passionale, a volte esasperatissima, perché qui gli umori galleggiano fino ad un certo punto, poi emergono, affondano a seconda dei risultati della squadra. È una città questa che vive con grande intensità la vita della sua squadra calcistica, perché ritiene che la rappresenti in tutto e per tutto. C'è questo cordone umbilicale che difficilmente potrà essere tranciato, quindi queste sono cose che conosciamo da ormai da anni. Naturalmente quando ci troviamo di fronte a dei momenti che ci consentono di tornare all'indietro e di vivere tanti momenti, anche quelli meno esaltanti, anche quelli addirittura quasi da cancellare, per tutti si tratta di un'operazione affettiva che lascia il segno dell'iniziativa di Giovanni Sapere. È intelligente da questo punto di vista, perché va ad offrire a tutti la possibilità di ripercorrere il film della loro vita da tifosi. Naturalmente quelli più giovani rivivono gli ultimi anni della storia della Salernitana, quelli meno giovani come me e tanti altri hanno la possibilità di ricordare magari delle facce, degli episodi, dei momenti cancellati, ma non per mancanza di amore, ma soprattutto per un vuoto di memoria momentaneo. Queste sono cose che la città fa bene a promuovere, a mettere in evidenza, perché non escludono nessuno, sono capaci di un coinvolgimento generale della tifoseria e quindi della città e della provincia, perché non dimentichiamo che la Salernitana è molto amata anche in provincia. Se fosse possibile testare il polso a tutte le squadre provinciali, tra virgolette, non ai grandi club che naturalmente hanno delle tifoserie transregionali, ma se fosse possibile paragonare un po' la provincia di Salerno a quella di tante altre zone d'Italia, difficilmente
veramente troviamo nei paesini, anche di poche anime, una passione, un attaccamento alla squadra del capoluogo di provincia così importante come avviene qui a Salerno. E questo è il famoso senso identitario. Io chiedo a Enzo Cascino di fare un grande esercizio di memoria, perché nel prossimo giro ti chiederò di fare il tuo personale album del sentimento Granata. Quindi fai memoria ruolo per ruolo, immagina l'undici ideale degli anni che hai raccontato. Giovanni, sentimento Granata è stato ed è tuttora un fenomeno sociale perché ha inglobato generazioni, un pubblico molto trasversale. Si dice di padre in figlio, è diventato insomma uno stereotipo, ma non è assolutamente una banalità. Che cosa hai riscontrato tu personalmente? Poi dacci qualche chicca, qualche curiosità, insomma la figurina che tutti quanti rincorrono, piuttosto che insomma anche qualcosa di nuovo che arriverà, abbiamo detto dall'inizio di febbraio, nessuno più di te può anticiparci questa iniziativa. Allora sì, intanto grazie per averci, cioè per avermi dato, aver dato a me la mia agenzia, perché poi comunque io rappresento un gruppo di ragazzi e di appassionati che ha messo in piedi, sì, creativi, che è Creativa Studio infatti, che editore di questa, editore di questo album del centenario. È stata un'impresa titanica, perché abbiamo avuto veramente pochissimi giorni per riuscire a mettere in piedi non solo un album di figurine, ma in questo momento io mi permetto di evidenziare il fatto che siamo il primo in assoluto in Italia, probabilmente non solo in Italia, ad aver commemorato una figurina che è quella del Capo di Tra, che appunto è quella diventata più ambita sulla provincia di Salerno. E oltre a questo, un aspetto chiave che ci ha distinto rispetto agli altri album è stato aver immaginato e realizzato una raccolta all'interno di una raccolta insomma, storica delle coreografie più belle della curva, insomma, ovviamente quelle reperibili, perché alcune ovviamente per motivi tecnici non siamo riusciti a farle, insomma, a recuperarle, e dei gol storici, il tutto combinato con la realtà aumentata, ovvero attraverso un'app che tra l'altro è stata quella che Apple ha messo tra le prime 5 più scaricate a dicembre, sarà scaricatissima, quindi abbiamo superato nei 1500, parliamo di dicembre, quindi appena lanciato l'album, che consente attraverso appunto l'inquadramento delle figurine di rivedere e rivivere sia i gol storici che le stesse coreografie. La chicca che anticipavi è, a me è venuto in mente, intanto inevitabilmente c'è stata una parentesi dovuta al fatto che non siamo riusciti a reperire tutte le foto di tutti i calciatori per insomma questioni tecniche oltre che di tempo, e abbiamo immaginato di fare visto che comunque si è generato questa mania dello scambio, io ricordo quando ero ragazzo, e penso non solo io, che si usava con i fogli di quaderno metterli insieme e creare una fisarmonica, e quindi abbiamo pensato di scegliere una delle testate più autorevoli, se non la più autorevole di Salerno e provincia, che insomma anche per numero ci consentisse insomma di creare un buon appeal sul mercato, e di lanciare in abbinamento con la città la fisarmonica Sentimento Granata. Questa fisarmonica è diciamo emblematicamente conterrà delle figurine extra che non sono presenti sull'album e dei suggerimenti sui doppioni da attaccare. Ieri sera mi hanno scritto su un gruppo di amici che è tifosi come noi, che si è creato un po' una mania di questo scambio, ci stanno vedendo al bar, mi hanno dato le foto, quindi abbiamo fatto dei danni in questo senso, perché la gente sta impazzendo nel senso buono della cosa. La interrompo, possiamo organizzare insieme una bella giornata di scambio? Sì, sì, mi ha anticipato la seconda cosa che è in realtà, oltre a questa del lancio in edicola di questa fisarmonica, ho immaginato di fare un evento importante di scambio, quindi ufficiale, ovviamente ufficiale significa con la Salernitana, quindi invitare calciatori storici piuttosto che quelli attuali, poi magari possiamo aprire una parentesi su questo, però l'obiettivo è quello di fare di questo un aspetto sociale. La pedicina Granata per lo scambio delle figurine. Devo dirvi che questo fenomeno è stato in un certo senso anticipato dai tifosi, che con la loro spontaneità, con la loro genuinità hanno creato subito sui social, dico principalmente su Facebook, tanti gruppi in cui intanto si interagiva. Si dice spesso, direttore, che i social siano un qualcosa che ha snaturato le persone, hanno fatto perdere il contatto in carne e ossa. In questo caso invece l'hanno creato, perché le persone si sono conosciute, sono venute a contatto.
Perché figurine devi vederti fisicamente, non puoi inviarti via mail piuttosto che via WhatsApp. E fisicamente, diceva Giovanni, in bar cittadini, piuttosto che in altri luoghi di incontro, si sta appunto creando questo, questo fenomeno. La figurina del siberiano Carmine Rinaldi, il capo degli Ultra, dicevi, è stata una delle, delle più richieste. Calciatori invece? I calciatori sono tanti, vabbè, da Di Bartolomei a lo stesso Breda, che comunque sono considerate figurine speciali perché appunto hanno questo effetto vernice, non è una figurina classica in carta, ma poi quindi, ci sono state anche sono tantissime le figurine che sono ambite, molti proprio a prescindere dal toccarla sull'album la vogliono tenere a parte. Poi c'è chi conserva la bustina senza aprirla, perché ovviamente io devo conservare lo scalo, devo conservare la bustina, fa tutto parte del collezionismo e della storicità che questo album sta facendo. Io non mi aspettavo, francamente, non avevo pensato anche a questo. Il discorso invece dello scambio, sì, lo faremo, ho immaginato farlo in un centro commerciale perché può darci più spazio, può ospitare più persone, quindi è probabile che lo faremo in un centro della città. E in realtà io sono già partner con il centro commerciale di Cotoniere, ed è a cui ho anticipato la cosa, e quindi potrebbe essere interessante. La location giusta. Sì. Ho una bustina chiusa nel suo cascello, abbiamo sei figurini all'interno, hai la facoltà di scegliere. Quale busta vuoi? Una busta 1, una busta 2? No, la busta è questa, ti do la possibilità di scegliere le sei figurine più rappresentative da inserire in questo album. Ma dobbiamo aprire questo bustino? No, voglio che sia tu a indicarmeli, poi te li faccio a me, abbiamo qui il patrono, quindi. È un fatto soggettivo, naturalmente, se dico Cioffi e Cascello non raccoglierò grandi consensi, perché ognuno ha le sue preferenze. Io, se dovessi fare una graduatoria dei miei idoli vestiti di granata, sinceramente mi troverei in difficoltà, anche perché con molti di loro ho avuto e intrattengo ancora oggi dei rapporti di grande amicizia, perché al di là dei calciatori qui sono passati anche degli uomini veri, e quindi si è cementato un rapporto di grande affetto, di grande simpatia, di grande amicizia. Con molti ho avuto modo di lavorare addirittura a stretto contatto nei primi anni della mia professione, come Antonio sicuramente ricorderà. Noi che lavoravamo al mattino agivamo quasi sicuramente nel regime di monopolio, perché non c'era più il Roma, non c'erano altri giornali, venivano fuori le prime emittenti private, per cui io che seguivo la Salernitana facevo la stessa vita dei calciatori, viaggiavo con loro, erano gli spogliatoi durante gli allenamenti. Sinceramente farei fatica a dire, a elencare solo 6, 60 più o meno ce la farei, giusto per il pacchetto è composto da 6. A beneficio della mia generazione posso fare qualche nome. Sicuramente gli anni 60 sono stati in Italia una cosa splendida, i favolosi anni 60, si continua a dire, gli effetti del dopoguerra ormai non c'erano più, il boom economico, e a metà degli anni 60 la Salernitana ha regalato alla città e alla provincia, che ricordo benissimo, dalla provincia venivano tantissimi a seguire quella fantastica squadra di Tombrosati, e con la Salernitana ha regalato quella grande soddisfazione di ritorno in B dopo quasi 10 anni con una squadra che dava spettacolo. C'era la punta di diamante, non perché fosse centravanti, era sicuramente Pierino Prati, che giocò poi per un infortunio solo a metà campionato, ma c'erano calciatori molto molto bravi che sono rimasti molto affezionati a Salerno, uno su tutti, Sandro Minto, che non perde occasione per partecipare a qualche iniziativa che riguarda la sua vecchia squadra. Quindi gli anni 60 sono stati per noi, una certa generazione, sono stati davvero unici, irripetibili. E poi via via, negli anni 70 per esempio, la Salernitana ha sempre schierato delle formazioni dal tasso tecnico molto elevato, che stranamente non riuscivano a perfezionare il ritorno in Serie B, un po' per carenze societarie e organizzative, un po' perché il calcio comunque è un gioco, ci vuole un po' di fortuna. Però negli anni 70 sono alternati calciatori dal punto di vista tecnico decisamente squisiti, dico Pantani, dico D'Angelo, dico Zandonati, dico Messina,
l'elenco sarebbe molto lungo. Anche negli anni 80 ci sono stati dei tentativi di far bene, soprattutto quando per iniziativa del Cavaliere Amato si riuscì a formare una compagine societaria che sulla carta avrebbe potuto effettuare il salto in Serie B. Questo non avvenne, però sulle ceneri di quel tentativo del Cavaliere Amato, cioè della creazione della FISA, sulle ceneri della FISA venne fuori poi il fenomeno Peppino Soglia, che con grande passione, con grande impeto riuscì nell'impresa di portare la Salernitana in Serie B dopo 23 anni, e quindi in quella promozione del 90 per esempio segnò una data storica, una pietra miliare nel rapporto tra la città e la squadra, perché ci fu una riscoperta dei quartieri, si faceva gara per festeggiare quell'evento sportivo e la città andò in subbuglio e ci fu questa riscoperta dei quartieri. In ogni strada, in ogni via si tenevano delle iniziative per celebrare l'avvenimento, e quindi venne fuori tutta la Salernitanità, dai vicoli del centro storico fino alle periferie, quindi fu bellissimo. Poi negli anni 90 sono stati quelli che sono stati con grandi successi, con il ritorno. Beh, io volevo sollecitarti su questo, perché la promozione del cuore, probabilmente di chi dal punto di vista generazionale ha vissuto adesso da adulto, da bambino, da ragazzino, l'ultima del Vestuti, no? Il 3 giugno 1990 è Salernitana Taranto 0-0, ma è anche l'ultima di uno stadio che ha rappresentato qualcosa di più di una casa del calcio cittadino. Paradossalmente per tanti salernitani lo stadio di Salerno rimane il Vestuti, un po' perché è nel cuore della città, un po' perché non c'è Salernitano che non attraversi Piazza Casalvolo almeno una volta a settimana, non voglio dire come me 10 volte al giorno, ma il cuore è là. Il cuore. Poi chiederò al direttore Antonio Manzo cosa prova invece nel vedere il Vestuti oggi, che da tempio del calcio è invece un impianto, diciamo, non valorizzato, non custodito così come probabilmente la sua storia reclamerebbe. Sì, è un po' la metafora della città che si affeziona e poi abbandona, torna e va, però le strutture conservano un cuore. E Enzo certamente ricorderà la straordinaria festa in campo con Di Bartolomei che è assediato dai tifosi. Io ho un ricordo personale di questo straordinario personaggio che non si sottraeva all'assedio, con una pazienza di cui solo lui era eccezionale protagonista, assecondava qualsiasi richiesta, una foto, allora non c'erano ancora i telefonini, un abbraccio. Lì ebbi veramente la certezza che lo sport e qualsiasi attività collegata allo sport, nella immagine di Bartolomei e di quella festa, penso ricorda benissimo, il Soglia portato in trionfo, diciamo. Però ci sono delle retroscena su quell'entusiasmo che poi sono venuti fuori dopo e sono un po' una macchia, perché la festa fu obbligata, ma nei giorni successivi alla promozione le tensioni tra la società e la squadra arrivarono ad un punto di non ritorno. Soglia non partecipò più a nessuna iniziativa, c'era la questione dei premi partita, alcune insinuazioni portarono a far credere che la precedente sconfitta interna con il Palermo fosse stata un po' una risposta della squadra all'atteggiamento della società che non voleva concedere prima promozione. Insomma, oggi si chiamano ammutinamenti. Insomma, ci sono cose abbastanza provate queste, ecco, almeno dal punto di vista delle testimonianze dell'epoca, però naturalmente non possono cancellare. Sono retroscene che non cancellano la verità. Dietro ogni facciata c'è sempre qualcosa che non va, c'è sempre qualche macchia. Poi torno da Giovanni per chiedergli anche proprio la figurina
figura di Agostino Di Bartolomei, sì, come si innesta in quest'album, è troppo ghiotto l'assist per fare un salto nell'attualità prima che Enzo Cascillo scuota il capo. Soglia è forse il presidente del cuore, è stato contestato anche lui, va ricordato, al tramonto di quella stagione trionfale. E invece la proprietà di oggi, ve lo dico collegandoci all'attualità, abbiamo raccontato con dovizia di particolari, passo dopo passo, anche questo, a proposito di fenomeni sociali, questo fenomeno riaggregativo da parte del popolo granata che si è riunito in assemblea di tifosi, rappresentanze qualificate di tifosi, storici e non solo, per promuovere una forma di contestazione verso la società attuale che si attuerà tra 7 giorni nel sold out in curva sud per Salernitana Cosenza. Un muro granata di dissenso, l'hanno definito i tifosi, verso, verrebbe da dire, verso la proprietà. Io dico, e qui voglio il tuo parere, verso la multiproprietà, che è un concetto di strettissima attualità e che oggi Salerno, al 9° anno di proprietà allo Tito Mezza Roma, comincia a percepire come pesante, posso usare questa parola. La situazione è tremendamente chiara. Io non vedo vie d'uscita. I regolamenti sono quelli che sono. 9 anni fa è arrivato il signor Lotito, poteva arrivare qualche altro Carneade magari e le cose sarebbero state più libere da paletti regolamentari. Non vedo alternative. Si chiama Lotito, magari se si trova di fronte a un'offerta spara grosso e quindi fa scappare eventuali acquirenti. È tutto da vedere, io, per quanto ne sappiamo un po' tutti, di acquirenti all'orizzonte non c'è nemmeno l'ombra. Che cosa fare? Un interrogativo che rimane così sospeso, di fronte al quale sicuramente c'è sgomento, c'è per certi versi anche rassegnazione, c'è invece chi non si rassegna, come fanno i tifosi che protestano e manifestano il loro malcontento. Però dico, se lo dico a pianta baracche e burattini, che cosa succede? Anziché venire Salernitana a Pescara, Salernitana a Cremonese, Salernitana a Empoli, con tutto il rispetto andiamo a vedere Salernitana a Trovina, Salernitana a San Tommaso, no? Non lo so, io preferisco comunque vedere Salernitana a Empoli e magari darmi 10.000 pizzicotti sul pancione. Questa è la situazione, finché non cambierà qualcosa, ma non credo che possa cambiare qualcosa dal punto di vista dei regolamenti, perché so che la società fa trapelare questa speranza, sì, andiamo in A e poi speriamo in una revisione delle norme, per cui magari si potranno avere due società nella stessa categoria. Questo per me è una... Non è però esattamente così, è una revisione delle NOIF dovuta al fatto che la Salernitana ha due proprietari, neanche loro fisicamente, ma due aziende riconducibili a Claudio Lotito e Marco Mezza Roma. Claudio Lotito è l'incompatibile per sua stessa missione, perché se hai già una squadra in Serie A e quella di Lotito lotta anche per lo scudetto, scusami se sei Juventino, ma magari avete un competitor in più in questa stagione. Calma. Ho alzato troppo i toni. Marco Mezza Roma invece sì, ma potrebbe essere. C'è un rapporto di parentela, Lotito deve divorziare, magari così si scioglie il legame di parentela con Mezza Roma. Ma dico io, quando mai potrà essere concepibile che le altre società consentano una svolta del genere? Cioè, si va in A, Salernitana, Fiorentina eventualmente in corsa con la Lazio per un posto in Europa, la Salernitana se fa la sua partita sarà soggetta a delle critiche da parte di chi è interessato, e viceversa, se la Lazio gioca con una pericolante che in lotta con la Salernitana per non retrocedere e vince 3-0 e... Noi siamo poi il paese del sospetto, la cultura del sospetto è molto diffusa in Italia, io non vedo soluzioni. Che fare? Io mi
mi tengo questa situazione da tifoso. Organizziamo magari organizziamo degli eventi dove ci diamo tutti i pizzicotti, facciamo. Ma guarda, che fai? Non vedo soluzioni, dovremmo appellarci al tessuto socio-economico della provincia e sperare che venga fuori qualche arma buona, ma obiettivamente oggi fare calcio costa tantissimo, e dal punto di vista economico, e dal punto di vista emotivo, della tranquillità, della serenità. Tu poco fa hai detto anche Soglia è stato contestato. Io non ricordo un dirigente, un presidente della Salernitana che non sia stato contestato, non mi ricordo una famiglia, perché un presidente poi è una famiglia che va in questo momento storico a prendersi una grana del genere, è difficile trovarla. Ecco perché, se pensate che a Milano è una capitale europea, le due grandi squadre di Milano hanno una proprietà straniera. Questo che cosa significa? Che il momento del calcio è quello che è. I grandi club inglesi, il Paris Saint Germain, mica in mano a un cugino di Macron. E quindi la situazione è questa, dobbiamo accettarla e sperare che accada qualche cosa in questo momento di impensabile. Però io ripeto, io preferisco una Serie B con la gola, con qualche mortificazione, con qualche figuraccia, piuttosto che tornare a giocare sui campi di provincia, tutto il mondo. Torno da te per il finale, salto l'imprenditore Giovanni Saveri, ma vado al tifoso. Le aspettative per questo giro di ritorno, perché intanto domani si gioca e quindi c'è anche un'attualità da seguire. La Salernitana comincia il suo giro di ritorno, ha chiuso quello d'andata a metà classifica, una posizione di limbo che immagino a te tifoso abbia soddisfatto fino a un certo punto. Aspettative per questa seconda parte del campionato? Allora, è chiaro che ci aspettiamo, almeno, che sia per l'organico che c'è attualmente, perché voglio dirti tutto rispetto per quest'anno, e magari con qualche innesto e con questo zoccolo duro su cui sta lavorando Ventura, si possa arrivare almeno ai playoff, a disputarli. Però disputare non significa fare la partita esterna e poi possono dire per due anni che noi abbiamo fatto il questo è il settimo e l'ottavo posto, quindi andiamo già oltre, andiamo almeno in una condizione di classifica dove ce la possiamo giocare e divertirci. Se questo succede, ovviamente poi si genererà un problema, almeno riduciamo i lividi sulla pancia di Gigi e non solo, perché chiaramente noi qui vogliamo essere stimolati. La piazza secondo me ha bisogno di vedere qualcosa, cioè non possiamo andare avanti e galleggiare o fare l'anno del galleggiare. C'è una sensazione strana, cioè tu giochi sapendo che se vinci non serve a niente probabilmente. C'è uno che gioca per vincere. Ed è uno dei motivi e tu sai che se vinci probabilmente quella vittoria non ti servirà a niente. Ed è uno dei motivi per cui la curva si è organizzata, hanno fatto questa riunione. Ma adesso parlano di protesta. Che colpa di Rotito? E vabbè, c'è una responsabilità della proprietà, poi la proprietà. Che responsabilità? Che fai? Vinci per non vincere niente. La Salernitana, nel senso, può concentrare la promozione e poi ritrovarsi di nuovo in Serie B, perché non ci sarà niente da fare. Devo fare appello alla saggezza del direttore Antonio Manzo per moderare queste due posizioni estreme. No, ma non è una posizione estrema, dico che... Io non la penso esattamente così, perché c'è intanto un campionato che va avanti. Allora questo lo dico, se ti ha già ascoltato, quindi... È una sensazione strana, questo non lo si può contestare. Perché c'è questa incertezza, playoff, sbaragli gli scampi degli avversari, Serie A e poi... Direttore, evidentemente c'è una soluzione, no? Potrebbero avere una soluzione, tirando fuori dal cassetto. Ma guarda il cassetto, con altri 18 squadre che stanno lì a guardare, altri 18 società, ok. Lotito gioca con due squadre in Serie A e noi siamo... Ma se pensate che si è detto dello Scanzuolo? Cioè in Italia, nel Sassuolo, cioè una squadra provinciale che perde puntualmente contro la Juventus, che da 8 anni... Gigi, ho sentito il rapimento della serenità. No Gigi, non sono onorevole. Direttore. Capisci? Andiamo a sbattere contro un muro. Andare a vivere il refuso. Ormai io ultimamente sono abituato a questo. Ti pare, Antonio, come fai a immaginare una soluzione del genere? Che da tutte le altre società. Poi teniamoci conto che il palazzo ha due fronti contrapposti. Uno dei due è teleguidato da Lotito e quindi ci stanno gli altri che sono contro Lotito. Magari Lotito potrà anche dire che oggi è una bella giornata e quindi solo perché stanno contro diranno no, piove e ci vuole l'ombrello.
vedo una cosa molto nebulosa, naturalmente mi auguro che tutto possa schiarirsi e andare a beneficio dei desideri della città, della tifoseria, ci mancherebbe altro, però la vedo molto ingarbugliata, ma è sicuramente ingarbugliata la situazione. Beh, tanto ingarbugliata che lo Tito festeggia e sorride a Roma e fa piangere a Salerno. Cioè, questa è la doppia faccia della cosa. La particolarità è come uno che ha una Ferrari e poi ha una Panda. La Panda la tieni in garage? La Panda la tieni ogni tanto da fare la spesa al mercato e va e torna con la Ferrari. E allora puoi definirlo un errore storico, perché questa situazione si sarebbe presentata, lo si sapeva nell'estate del 2011 quando dalle ceneri di un'altra Salernitana è nata questa società. Nessuno avrebbe dovuto partecipare a quell'asta, avesse vinto quello del Catania, lo Monaco, era libero da altri impegni, ma la stessa situazione si presenterà della Laurentiis a Bari, Bari. Bari dovesse arrivare in Serie B, in Bari è un'altra piazza riconducibile a Salerno per sentimento, per importanza, anzi insomma, bisogna dire che il Bari ha sicuramente una storia più qualificata rispetto a quella della Salernità e lì naturalmente vorranno arrivare in Serie A, che fa la Laurentiis? Eppure come interpreti a questo punto le scelte fatte un'estate fa? Prendi un allenatore come Ventura perché ci sono delle contraddizioni, ci sono delle contraddizioni perché bisogna dire che degli sforzi anche economici pare siano stati fatti, al di là dei giochi che si fanno tra Lazio e Salernitana con giocatori in prestito per evitare il fair play finanziario, queste cose qui sono anche normali, no? Però è indubbio che dei sacrifici tra virgolette sono stati effettuati, a pro di che? Io non riesco a capirlo, non riesco a dipanare questa matassa, sinceramente è impossibile. Andiamo a concludere con un pensiero per domani. Pescara Salernitana, lo stadio adriatico di Pescara che è un po' Pescara, esattamente, è uno stadio che rievoca si è consumata una delle più grandi ingiustizie sportive nella storia della Salernitana, perché quella fu una partita che non doveva proprio giocarsi, quella Salernitana di Anzaloni arrivò allo spareggio salvezza con il Cosenza per una serie di circostanze veramente il punteggio altissimo rispetto a quella che era la rete dell'epoca. 30 secondi, con 30 secondi il Cosenza arriva allo spareggio perché mi pare che è una partita vinta a tavolino a Barletta, se non sbaglio, e si ritrova i due punti, la partita sospesa sullo 0-0 per il lancio di alcune pietre in campo, ma comunque una squadra quella lì che diede grande prova di carattere, aveva una difesa veramente imbattibile, Battara disputò una stagione eccezionale, una squadra molto solida che aveva un grande handicap in avanti perché giocò tutto l'anno praticamente senza centravanti, perché quello dell'anno precedente Lucchetti non trovò l'accordo per il rinnovo, si rincorse Scarafoni che all'epoca andava per la maggiore, si parlava anche di Ravanelli, alla fine il povero Anzaloni si trovò senza attaccanti, fu Daniele Pasa a fare 12 gol mi pare, molti su punizioni e su rigore, comunque quella squadra lì non meritava assolutamente di retrocedere, non meritava assolutamente di retrocedere e perse contro una rivale storica, perché tornando indietro il Cosenza fu la grande antagonista nel campionato del 65-66 quando vinse appunto la Salernitana e Don Brosati, ma il Cosenza aveva un'ottima squadra e perse il campionato per un punto, quindi una rivalità storica. L'auspicio è che nelle nuove fisarmoniche possa esserci anche chissà un colpaccio della Salernitana a Pescara, che è avvenuto poi negli anni 90, nel 95. Qualche scoppola l'abbiamo dato. Qualche cosa di buono c'è stato. Giovanni, appuntamento in edicola con Sentimento Granata con la città? I primi di febbraio. I primi di febbraio nella fisarmonica.
direttore, racconteremo ovviamente, terremo aggiornati i nostri lettori anche su queste iniziative d'altre. Apericena Granata per lo scambio delle figurine. Io ringrazio Enzo Cascello per essere stati con noi, Giovanni Saperi, il direttore Antonio Manzoli, rinviamo ovviamente al quotidiano Domani in Edicola per tutti gli approfondimenti, questa, non soltanto. Questa frase è molto bella, che può essere prestata anche al destino della Salernitana. Qual è? È quella che una frase che scrisse un grandissimo giornalista, Gianni Mura, che sarebbe il presidente ideale dei senza preda, cioè degli orfani di Gianni Cerelli. Scrisse Gianni Mura su Di Bartolomei: i veri capitani possono morire o anche scegliere di morire, ma dimenticarli è impossibile. È la metafora della Salernitana. Ecco un mito della storia granata col capitano della promozione del 90, questione Di Bartolomei. Chiudiamo la città dello sport, vi ringraziamo per essere stati con noi, continuate a seguirci sui social, sul web e ovviamente ogni giorno in edicola. Grazie.